Salve care carissime, benvenute e bentrovate. Buongiorno, buongiornissimo, eccomi qua. Oggi giornata un po' nuvolosa, un po' cupa e va bene. Comunque non ci può sempre essere il sole, ma noi siamo sempre positive e propositive con il nostro messaggio del giorno. Io inizio già a mischiare le carte. Ho deciso stamani di prendere gli oracoli di Helen, le sibille italiane, le carte della luna. I miei 156 messaggi, le carte oracolari che ho composto e disegnato io, queste qua che conoscete bene, chi mi segue, e poi faremo la stesa con i tarocchi classici. E andiamo quindi a vedere cosa ci deve arrivare oggi dal messaggio del giorno per voi. Allora, ragazze, io spero voi siate bene. Spero che, insomma, questi miei appuntamenti, questa rubrica, ormai possiamo chiamarla così, vi intrattiene piacevolmente per qualche minuto davanti a una bella tazza di caffè o la colazione, oppure se magari lo vedete più, diciamo, come dire, più avanti nell'orario, magari mentre fate pausa pranzo o quant'altro. In ogni caso, mi fa piacere che voi prendete questo nostro appuntamento a puro scopo di intrattenimento, perché sapete che sono interattivi collettivi, per cui è impossibile pensare che possono proprio risuonare su tutte quante voi, che siete veramente tante. Per cui, insomma, prendete quello che ritenete che possa avere a che fare con voi, con la vostra situazione, con la vostra storia, con la persona che magari avete nel cuore, insomma, poi sapete voi. E se non c'è nessuna risonanza con quello che vi riguarda, allora, come dico io, lasciate correre, lasciate andare, e magari ci sarà domani o dopodomani. Tanto io lo faccio tutti i giorni, anche compresi i festivi. E chi mi segue, insomma, lo sa. Per cui in quel caso lasciate correre. Se invece trovate delle attinenze a ciò che, insomma, è il vostro cruccio del momento, allora lì, anche lì, massima cautela. Dovete assolutamente, diciamo, non prendere decisioni importanti con l'esito di un interattivo collettivo. Ma in quel caso io vi consiglio di fare un consulto personale dove si parla appunto di voi, esclusivamente di voi. E ovviamente, se volete farlo con me, trovate tutti gli step necessari per mettersi in contatto con me. Allora, ragazzuole mie e ragazzi miei, sapete che le coincidenze non esistono. Quindi andiamo a vedere la sincronicità di oggi, cosa ci porta. Vediamo qual è la situazione che evidenziano queste mie carte stamani. Allora, la stessa la faremo con questi tarocchi. Abbiamo un 2 di denari, abbiamo un 7 di coppe, abbiamo il cavaliere di bastoni, fante di coppe, abbiamo la giustizia a fondo mazzo, abbiamo il sole. Allora, vi annuncio subito che è una stesa molto ma molto bella. Allora, andiamo un po' ad analizzare. Allora, qui vi dico subito che è una stesa assolutamente rivolta molto più al lavoro, scusatemi, molto più all'amore che al lavoro. E sapete che io ho indirizzato ultimamente alcune carte relative al lavoro, però ragazze, se mi vengono queste carte così nella sezione del lavoro, io devo pensare che stamattina il messaggio è così forte che vuole unicamente parlare d'amore. Qui abbiamo l'innamorato e abbiamo una scelta da prendere, quindi un bivio, c'è da prendere una decisione. Quindi qua voi state vivendo, o la persona che avete pensato, o la situazione che state vivendo è una situazione del genere, dove c'è un amore, dove siete innamorati, o questa persona è innamorata di voi, o entrambi, perché no, e c'è una scelta da prendere. Vi trovate di fronte a un bivio.
anche queste due carte, che sono la carta la sezione legata agli incontri, ci parla d'amore, perché abbiamo appunto l'amante, vedete la carta dell'amante che vi fa la serenata, e poi abbiamo anche la riunione che ci parla di un incontro galante. Quindi qua c'è proprio un amore, un affetto ricambiato, ci sono delle premure nei vostri riguardi, c'è questa proposta che vi verrà fatta, c'è un incontro che probabilmente è predestinato, quindi negli incontri e nelle occasioni avrete modo di incontrarvi con questa persona che appare indecisa o con la persona di cui voi siete indecisi. Allora, le due carte dell'energia, stamani ho preso le carte della luna e qui abbiamo seguire il gregge e preoccupazioni materiali. Vedete queste due carte. Di cosa ci parlano queste carte? Ci parlano di dimostrare il valore, dimostrare il valore di voi stessi. Ci sono me stesso e lascio che gli altri siano se stessi. Quindi voi vi amate. E dovete far sì che chi vi ama vi segue in qualche modo. Quindi siete consapevoli di questo e siete molto diciamo propensi, vedete, a trovare la vostra anima gemella, quella proprio che si distingue dal gregge, perché vedete qua abbiamo un gregge di pecore tutte bianche e voi scegliete quella che è diversa dal gregge, quindi voi andate un po' fuori anche dagli schemi normali, o forse questa persona è una persona un po' particolare con degli aspetti magari che possono sembrare più difficoltosi, più particolari, un carattere più diciamo appunto meno ovvio, meno simile alla maggior parte delle persone. Qua vedo anche delle preoccupazioni inerenti probabilmente a soldi oppure al lavoro, alla professione. Quindi qua dovete essere più positivi per trovare appunto questo sollievo mentale e questa serenità che poi vi porterà sicuramente a risolvere queste problematiche. Ora vediamo un po', andiamo a leggere un po' le carte, i tarocchi. Sì, allora qui abbiamo la carta del 2 di denari che ci parla di instabilità, di avere una pena nel cuore. Anche qua, vedete, c'è la carta della scelta. Guardate, incredibile. Ok, quindi qua c'è la scelta in questa carta, prendere una decisione, quindi una scelta da fare. E questa è la carta della scelta, perché il 2 di denari ci parla di avere imbarazzo, avere una pena nel cuore, perché si hanno due possibilità, entrambe vantaggiose, e non sappiamo cosa fare o quali prendere. Il 7 di coppe però ci dice che c'è una maturità sentimentale, anche se ancora si riflette per insicurezza. Quindi la maturità si potrebbe anche raggiungere, però a patto che si superano le insicurezze, la gelosia e soprattutto la paura d'amare. Quindi qua mi viene un'energia che ha un po' paura di lasciarsi andare in questi sentimenti. Qua abbiamo un cavaliere di bastoni, Sagittario, Leone, Ariete, un viaggiatore, una persona che va e viene, lo spasimante, no? Il fidanzato, un uomo di valore ma che è attivo, parte. E come parte arriva, come arriva parte, come parte arriva, e così, insomma, una persona che comunque potrebbe entrare e uscire dalla vostra vita, perché no? Però vedete, ha una lealtà verso di voi nei sentimenti. Abbiamo il Fante di coppe che ci parla di indica proprio chi ci ama, fa parte della lealtà, dell'amore giovanile oppure di un amore immaturo. Quindi il fatto che lui possa avere paura di amare, ecco che il Fante di coppe ci parla anche di questo, avere paura di lasciarsi andare, no? In amore. Vedete qua questa energia, non per tutti, per alcuni, potrebbe essere anche che questa persona è di qualche anno
ho un po' di anni in più giovane di voi che ascoltate. Però vedete, questa storia qua si risolve alla grande perché abbiamo due arcani che sono super iper positivi. Cioè abbiamo la giustizia, quindi qua tutto avrà un suo svolgimento equo, giusto, ci sarà l'armonia, ci sarà il rispetto delle regole, ci sarà l'equilibrio, ci sarà l'obiettività, la disciplina. Cioè qui il successo è garantito e i legami saranno stabili. E poi abbiamo qua la carta del sole, il sole che in questo mazzo di carte è una coppia felice che balla e che quindi si guarda negli occhi, balla, quindi c'è un ragionamento qui chiaro, c'è una bella amicizia, un amore, una sincerità nei sentimenti, un'armonia e tanta felicità, perché il sole ci parla anche di felicità. E guardate, anche le carte, le mie oracolari, ci dipingono il sole, la quotidianità, il caffè, la comfort zone, la casa, no? Il sentirsi a casa. Abbiamo qui la lettera F o la lettera O e abbiamo il numero 8 che ci ricorda l'infinito. Vedete, quindi qua molto positiva anche questa carta. E infine qua con la clessidra, vedete, è solo una questione di tempo e poi si realizzerà il vostro desiderio. Qui abbiamo la lettera C, la lettera B e abbiamo il 7 che equivale alla lettera del carro, quindi alla risoluzione di tutti i problemi. Allora, vediamo, questa è la sezione legata a qualcuno vuole dirvi che. Questa persona vuole dire che questa storia va analizzata con prudenza. Dice pure ho dei problemi da risolvere, quindi questa persona cosa deve risolvere? Qual è il problema da risolvere? Cosa deve analizzare con prudenza questa persona? Il fatto che è indeciso, il fatto che ha paura di lasciarsi andare in questo sentimento. Quindi deve andare a verificare se ce la fa a non avere paura e andare a diciamo, a stabilizzare questo sentimento. Vedete, perché questa persona dice anche siamo fatti della stessa pasta, quindi qua è un'energia molto similare alla vostra. E poi questa persona, vedete, dice vorrei non pensarti ma non ci riesco. Quindi qua comunque c'è un qualcosa di veramente forte che magari non si spiega, ma che questa persona prende come una forte alchimia, un forte, diciamo, interesse, attrazione, ma non ha capito questa persona che lui è totalmente innamorato di voi. Perché guardate, abbiamo tre carte. Vedete, per ogni, allora, per i tarocchi, questa è la carta dell'innamorato, eh? Quindi la carta che indica chi ama, chi ci ama. Questa è la carta dell'innamorato, quindi gli oracoli di Helen, e nelle sibille l'amante e l'amato è l'uomo che ci ama, quindi qua c'è un affetto ricambiato. Quindi questa persona, l'unica cosa che deve capire è che deve fare chiarezza, deve legalizzare questo suo sentimento, perché il sentimento c'è, però ha paura di esternarlo e per cui ed ecco che combina, diciamo, queste situazioni. Però ragazze, io in questa stesa vedo molta positività, quindi vi posso dire senza ombra di dubbio che è una stesa positiva e che credo proprio che questa persona piano piano trovi la dimensione giusta per venire verso di voi con un fare e un dire totalmente più stabile, più duraturo e soprattutto prima o poi sarà pronta a fare questa scelta, perché ragazze, abbiamo qua due carte che ci parlano proprio di grandissime soddisfazioni. La giustizia e il sole, non potevano uscire carte più propositive per quanto riguarda l'amore e una scelta. Quindi io ho terminato, vi ringrazio di essere stati con me, vi mando un abbraccio di luce, mi raccomando, like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, aiutatemi a sostenere il canale, a farlo crescere e ve ne sarò grata. Un abbraccio, a domani, non mancate, ciao!